Questa cosa non si accende. Non si accende e mi sarebbe utile. Quindi adesso lo smontiamo e vediamo che cazzo ha. Ed ecco qua. Semplice alimentatore. Condensatori gonfi. Quindi probabilmente il problema è semplicemente questo. Circuiteria estremamente semplice, banale. Io spero che questo coso funzioni meglio di quello che attualmente uso qui a casa, che mi genera un po' di disturbi radio, motivo per cui lo voglio cambiare. Se questo oggetto funziona, potrebbe essere interessante. Condensatori. Ed ecco l'alimentatorino in questione. Molto semplice. Qui c'è un fusibile, che presumo buono. Qui c'è un coso. Qua c'è un altro coso. Questi due li cambiamo entrambi, anche se solo uno è gonfio, ma sicuramente anche l'altro sta per cedere. Perché quando un condensatore mostra un difetto, conviene cambiare tutti quelli della stessa marca. Probabilmente sono in parallelo. Sì, in effetti no, non sono in parallelo, quindi mi serviranno due condensatori. Ok, massa, uno è quello. E sì, invece sono in parallelo attraverso questa bobinetta. Va bene, quindi potrei montarne uno, un condensatore unico più grosso. Ora, questo è da 1000 microfarad 10 volt. Ora io un condensatore così piccolo da 1000 microfarad non ci credo neanche se lo vedo. Va bene, cambiamo sto cazzo di condensatore, metti a fuoco, porcacciala. E voilà. Ho voluto esagerare col condensatore. Sti cazzi, avevo questo al posto di questi. E questi che sono difettosi li frulliamo. Come li frulliamo? Ma semplice, col Moulinex. Basta metterli qua dentro, chiudere e frullare. Certo, se funzionasse sarebbe anche una buona cosa. Ecco fatto. Così abbiamo frullato i condensatori difettosi. E ora proviamolo al volo. Vediamo un po'. Spina. Ta-da! Perfetto. Eppure silenzioso, non neanche ventola. Speriamo che funzioni.